Ciao a tutti e benvenuti sul canale e soprattutto benvenuti in questo nuovo video. Oggi argomento particolare, parliamo di trepiedi o tripod, chiamateli un po' come volete, e selfie stick. Un po' per tutti i formati di action cam, videocamere, telecamere, eccetera. Volete sapere di cosa stiamo parlando? Vabbè, ve lo dico subito. Dentro questa fantastica scatolina vi ho portato un po' di materiale da visionare. Così vi renderete conto di che cosa può inventare la mente umana. Ma dopo la sigla. Mi raccomando, ricordatevi, se il video vi piace, ma soprattutto se vi è utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto, mi raccomando, la campanella di notifiche, altrimenti perderete tutti i prossimi utilissimi nuovi video. Adesso direi di iniziare e partiamo con il primo cavalletto, il più utilizzato penso da tutti gli youtuber ma anche da tutte le persone, nessuno può essere esente dal conoscerlo, parliamo del mitico Manfrotto Pixi, chi è che non lo conosce? Al costo di 23 euro vi aggiudicate questo bellissimo pezzo di plastica, no, a parte scherzi è molto robusto e funziona veramente bene, mi ha accompagnato in un sacco di viaggi, vi illustro subito come funziona. Nella parte inferiore è dotato di tre zampette che si aprono in questo modo e voilà, è già pronto per poter essere appoggiato su una superficie ovviamente piana. Dopodiché davanti si trova la mitica, il mitico logo Manfrotto sul suo bottoncino che se viene premuto sblocca la testa che è orientabile nel limite del possibile e inclinabile. Però fino a questo angolo, quindi non vi consentirà di mettere la fotocamera in verticale. Questa è una piccola pecca, ma per limitare le dimensioni hanno dovuto fare questa scelta. Una volta richiusolo, quindi chiudete le tre gambette, vedete com'è facile, può diventare un comodissimo supporto per la vostra fotocamera. In questo modo potete riprendervi. Potete montarci anche un adattatore per il telefono. Come vi dicevo, ve lo potete accaparrare a circa, mi sembra, 25 euro e qualcosina in più con l'attacco per il telefono, anche se un po' plasticoso, compreso nella confezione. Comunque il prodotto mi ha soddisfatto, vi ripeto, mi accompagna da un sacco di tempo e la plastica è veramente dura e resistente. Gli snodi funzionano ancora alla perfezione, mi è anche caduto nella sabbia più volte e non mi ha mai dato problemi. Penso che potreste usarlo anche come arma di difesa in caso di aggressione. E sempre nella fantastica scatolina delle meraviglie estraiamo il fratello maggiore. Questo è il Manfrotto Pixi Evo. In cosa cambia? Adesso ve lo spiego subito. Prima di tutto è nettamente più grande, neanche tanto più pesante. Guardate la dimensione vicino. Per poterlo collegare alla fotocamera, questo è dotato di una comodissima ghiera che è qui sopra. La fate girare e quindi la vite gira e si collega alla fotocamera. Questa levettina che sbloccate e a questo punto la testa si muove perfettamente. La figata è che questo, grazie a questa piccola curva ricavata nella plastica, vi consente di mettere la fotocamera in verticale. Un'altra comoda funzione è il fatto che oltre ad aprirsi in questo modo, potete vedere simile all'altro, su ogni gamba è posizionato un bottone che consente di allargarla, o meglio allungarla, e quindi lo rende nettamente più alto, perciò anche molto più comodo per chi vuole vloggare o utilizzarlo come supporto a distanza per la propria fotocamera. Altresì è possibile anche regolarlo in due posizioni di altezza. Oltre all'allungamento delle gambe, infatti, prevede questa simpatica levetta qui dietro, non so se riuscite a vederla, con i due simboli, adesso è posizionato sul blocco più alto, o la possibilità di metterlo praticamente piatto a terra. Così è in posizione bassa con le gambe corte, così è in posizione alta con le gambe corte, così è in posizione alto con le gambe lunghe, così in posizione basso con le gambe lunghe. I materiali del Manfrotto Pixi normale mi hanno convinto, sono resistenti, durevoli, insomma, prodotto top. Il Pixi Evo, secondo me, risulta un po' più fragile.
è lo stesso costruito bene, però non lo so, le gambe sono vuote per poter consentire questo movimento e hanno anche delle viti, e quindi essendo cave danno un senso di leggerezza e il prodotto sembra meno robusto. Non l'ho utilizzato tanto, se devo dire la verità, anche perché il Pixi normale supporta quasi tutte le fotocamere che possiedo. Ma cosa c'è dentro questo sacchettino nero? In realtà lo avete già visto. Adesso lo apro, ve lo faccio rivedere velocemente, ma vi invito a guardarvi il link e rivedere la recensione se ne volete sapere di più. Questo è il VCTS GR1 ed è un piccolo cavalletto treppiede di Sony con la possibilità di comandare tramite micro USB le fotocamere compatibili, quindi la 5100, tutta la serie A6000 e anche la serie A7, oltre che l'iRace 0, la action cam di Sony. È piccolino, compatto, ha la possibilità, come tutti gli altri, di aprirsi e da impugnatura diventa un comodo treppiede. Non ha batteria interna perché si autoalimenta con la batteria della fotocamera. Un giorno navigavo per le vetrine di Amazon e a un certo punto scorgo questo marchiato Away. È un selfie stick, adesso vi faccio vedere come si apre. È anche bello lungo e secondo me robusto per essere un selfie stick, di una buona plastica. Mi è anche servito in occasione di un viaggio a Malta per salvare un gabbiano che stava annegando. L'ho utilizzato a mo' di rampone per avvicinarlo perché era proprio nell'acqua, e quindi vi posso dire che è veramente resistente e funziona bene. E, oltretutto, adesso scusate, lo richiudo, vi faccio vedere da vicino. Questa sarebbe comparabile alla testa di un treppiede, si può ruotare in maniera che montandoci lo smartphone potete utilizzare la modalità verticale, altrimenti normalmente è in questa modalità. Una cosa molto carina è che anche questo, aprendolo, si trasforma in un treppiede, anche se rimane solo in posizione quando è appoggiato a terra, e poi si può sviluppare in altezza, quindi vi consentirà di avere un bel appoggio per il vostro smartphone. Una figata è che ha il bottone Bluetooth che si collega con qualunque smartphone Android e consente la possibilità di scattare senza dover andare a toccare il telefono e a farlo muovere. Oltretutto si può anche sganciare, ha solo una calamita che lo trattiene, e quindi potete posizionarlo, allontanarvi e tac, vi fate la fotina. Penso che non costi neanche una grande cifra, non ricordo ora se era tipo sui 30 euro. Comunque vi lascio poi tutti i link di tutti questi prodotti in descrizione. E ora, magico tuffo di nuovo nella scatolina con le stelline. Cosa c'è qui dentro? Guardate un po', che carina, una stellina. No ragazzi, a parte scherzi, questa è una figata perché emula un po' quello che fa... Scusate, ma ci sono tutti i peli del mio cane appiccicati. È di gomma e emula praticamente quello un po' che fa il Gorilla Pod, nel senso che si può modellare. Probabilmente dentro la gomma c'è un semplice banalissimo fil di ferro che vi consentirà di fare questo. Allora, cosa succede? Un po' come per una piovra, questi tentacolini vanno ad agganciarsi su diverse superfici o comunque vi creano una base di appoggio. Infatti sono tipo, non so se riuscite a vedere, tipo rugosi qui, quindi fanno grip sulle ringhiere, sulle superfici piane eccetera. Altrimenti, lasciati piatti così come dicevo a stellina, vi consentono di avere un supporto per tenere stabile la fotocamera. La figata è che se lo dotate di questo, è un'altra cosa top, di un attacco per smartphone. Adesso io ho preso il primo, ne ho 1000, ho preso il primo che mi capitava. Guardate, tirate fuori il gancettino e andate ad avvitarlo. Se avete bisogno all'occorrenza di farvi il vostro selfie per Instagram o altro, o se dovete riprendervi, o se siete vlogger o youtuber, tac, posizionate il vostro telefono, lo aggrappate a qualunque superficie e siete a posto. Adesso io provo
a crimparmelo sul polso, così vi rendete conto un attimino. Ecco fatto. E avete una superficie di piano stabile per farvi eventualmente qualunque tipo di foto. Chiaramente l'utilizzo sul polso, io adesso ho a disposizione questo, ma è per potervi far capire che potete agganciarlo a qualunque superficie ed è veramente comodo. Poi è leggerissimo, ve lo potete portare dietro senza problemi. Il supportino, già che ci siamo, vi spiego anche questo. Adesso io ho preso questo della Ulanzi, ho preso proprio questo per farvi vedere. Questo è molto comodo in viaggio. Innanzitutto Ulanzi fa quasi tutti i suoi prodotti in metallo, quindi sinonimo di resistenza. Oltretutto guardate lo spessore, è molto sottile, quindi può essere messo in tasca tranquillamente senza sporgenze. Non è il mio preferito, ne ho altri con altre caratteristiche. Questo mi piace proprio perché è ripiegabile. Praticamente da così lo aprite, aprite i piedini, uno, due, e i due sotto vengono fuori insieme, e poi svitate questa vite e praticamente c'è un binarietto che fa scorrere e allungare in maniera che potete inserire tranquillamente il vostro smartphone qui e poi aggiustarlo di conseguenza. Poi lo richiudete e siete pronti per fare il prossimo viaggio. Quello che non mi piace è che la vite per poterlo avvitare al cavalletto è qui sotto, quindi potete utilizzare solo la modalità orizzontale. Se voleste metterlo in questa posizione o mettere la testa a snodo, altrimenti non funziona. Ma anche questo è un accessorio veramente economico e ottimo dal mio punto di vista. Non poteva poi ovviamente mancare GoPro all'appello. E qui io vi mostrerei, ci sono 1000 prodotti, ho altri 1000 accessori da farvi vedere, ma in questo video diventerebbe una cosa, un delirio, una cosa lunghissima. Di conseguenza vi farò vedere i due principali cavalletti, comunque tripod, che utilizzo il più spesso possibile perché sono veramente comodi, piccoli, trasportabili e non troppo pesanti, che è una cosa che uno zaino a videomaking fa, vi posso assicurare. Ogni singolo accessorio, lo so, pesa poco, alla fine avete una tonnellata di roba. Sempre dalla mitica scatolina fuori esce il GoPro Shorty. Un po' come il Manfrotto Pixie, ha la possibilità di aprirsi qui sotto sulle zampette. Voilà, e lo posizionate. Questo è veramente un accessorio leggerissimo e piccolissimo. La figata è che ha il classico attacco nativo GoPro, quindi svitate questa bella vite di metallo, inserite la vostra GoPro e siete pronti. Volete il tripod, aprite le zampette, così. Volete invece il selfie stick, lo allungate. Lunghezza bestiale, unite a quella del vostro braccio, vi permette già di fare delle inquadrature carine. Ta-ta-ta-tan! Ultimo oggettino della scatolina magica. Che cos'è? Questo, il Treeway. A differenza degli altri cavalletti, questo nasce più come selfie stick. Vi faccio vedere perché è diverso, è in tre sezioni. Questo vi rende possibile una miriade di inquadrature. Quindi la classica come selfie stick, come vi dicevo, la possibilità di piegarlo in questo modo e in questo modo se per esempio volete riprendere qualcosa in basso. Oltretutto sullo zaino principale della GoPro, quello proprio originale, è presente una taschina sul lato con una piccola fibbia per mantenere questo tipo di selfie stick dritto. Se voi andate ad inclinarlo leggermente in questo modo avete la possibilità di una ripresa da dietro, quindi vedete la vostra camminata in prospettiva, una cosa molto carina. Quindi se volessimo fare una piccola classifica dei supporti che vi ho appena snocciolato, vi direi Manfrotto Pixie, versione base, economico e davvero resistente. Pixie Evo, professionale e ricco di funzioni. Pugnatura Sony VCTS GR1, chiaramente dedicata agli appassionati Sony e comunque a chi possiede una mirrorless Sony, perché funziona con quelle. Selfie stick DIY, un bel prodottino a poco prezzo, chiaramente va bene solo per lo smartphone o per salvare i gabbiani come ho fatto io o altri animaletti. Boh, e questo come lo chiamiamo? Fiorellino? Foglia? Non lo so,
Manina, questo è ingegnoso, leggerissimo, è tutto di gomma e vi consente veramente tantissime possibilità di aggancio. A patto ovviamente che corre adatto, se volete per esempio collegare lo smartphone, di un aggancio per smartphone. Questo della Rolandi mi è piaciuto perché non è di plastica come la maggior parte, è robusto di metallo e tiene il telefono in posizione senza paura di perderlo. Parlando di action cam, il piccolino, il GoPro Shorty, il mio preferito, questo veramente ve lo potete mettere in tasca, è leggero, è pratico, si estende, lo porto sempre con me. Sicuramente il più ricco di funzioni, il triway della GoPro. Questo è veramente un accessorio, ragazzi, studiato, c'è poco da fare, qui l'hanno pensata bene. Ha diverse possibilità, si trasforma, contiene un treppiede, vi dà la possibilità di modellarlo come volete, può essere infilato anche nello zaino GoPro, come vi dicevo. È lungo, di conseguenza potete fare inquadrature panoramiche anche in alto, potete trasformarlo e dividerlo al treppiedino che si smonta ed è un altro accessorio 2-in-1. Che altro dirvi? Una figata. Costa un bel po', Mi sembra che costi una sessantina di euro, se non di più. Quasi tutti i supporti sono costruiti in policarbonato o plastica, fatti ovviamente per essere leggeri, tranne, come dicevo, l'aggancio per gli smartphone. Il motivo di questo video è, diciamo, che è dedicato un po' ai neofiti o comunque agli appassionati che magari non conoscono tutti questi tipi di cavalletti. Io ne ho altri diversi, però chiaramente il video sarebbe diventato un po' lungo, forse anche tedioso. Perciò non mi resta altro che salutarvi, spero, come vi ripeto, che il video vi sia stato utile. Se vi piace questo format, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, soprattutto votate il miglior treppiede della recensione. Ci tengo a saperlo, voglio sapere cosa ne pensate, datemi la vostra saggezza! Mi raccomando, ricordate di dare un'occhiata alle playlist, ve ne lascio un po' alla fine del video, potrebbero esserci altri video utili che possono comunque cercare di darvi un aiuto, darvi delle nozioni o comunque darvi delle informazioni su quello che è la fotografia, il mondo del videomaking, gli accessori in generale e la tecnologia. E per i non addetti ai lavori vi racconto velocemente la storia del gabbiano, che magari non gliene fregherà niente a nessuno, ma io ve lo dico lo stesso. Se io e mia moglie siamo due amanti degli animali, abbiamo visto mentre eravamo alla Valletta, che è la capitale di Malta, stavamo facendo una passeggiata, stavo facendo delle foto, a un certo punto abbiamo visto una specie di, non era proprio un gabbiano, era più una colomba, ecco, in mare, tutta raggomitolata, non si muoveva, teneva un'ala distesa, insomma. L'abbiamo vista galleggiare per un po', poi ci siamo guardati e abbiamo detto non possiamo lasciarla qui così, intanto si è fatta sera, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo aspettato che la marea l'avvicinasse un po', poi con questo, che era l'unica cosa che avevamo dietro, dov'è? Non ho proprio, allungato la sua massima lunghezza, visto che ha un po' il grip della manina in gomma, sono riuscito a avvicinarlo, spingerlo su una tavola, tirarlo a riva e poi con un pacchettino di patatine che avevamo ancora con noi, abbiamo creato una coperta termica, l'abbiamo messo all'interno, ci siamo fatti dare uno scatolone, abbiamo messo uno scatolone, ce lo siamo portati in stanza, nel frattempo lo abbiamo asciugato e tutto, il giorno dopo, piena forma, abbiamo portato il liberato e vi posso garantire che è una delle cose più belle, veramente fa bene al cuore. Fate del bene agli animali se potete, perché vanno rispettati, vanno protetti, va protetto anche questo pianeta, anche se lo stiamo distruggendo e massacrando, e basta, mi sembrava giusto condividerlo con voi. Un saluto a tutti da Gabriele, alla prossima!